18 luglio 2024 all'alba, già 30 gradi, ma si sa l'estate ormai è arrivata, un caldo bellissimo perché il caldo vi ricorda le vacanze, il mare, ma soprattutto le escursioni in montagna. Guardate, il cancello è aperto, siamo entrati, ci troviamo da SM, Scuderia Musolino, un grande parcheggio sopra Colle Morrone, immerso nella natura, questa scuderia che vi facciamo vedere in diretta. Perché oggi qui? Per promuovere il raduno meraviglioso, stupendo, che si terrà il 4 agosto sempre in quel di Serra, in questa cittadina bruniana, organizzato da Vincenzo Musolino. Venite, ci saranno tanti cavalli, tante razze diverse, ma soprattutto divertimento per i più grandi e per i più piccoli. Tanti cavalli di razza, guardate l'ordine, la pulizia, i box soprattutto. Dal primo cavallo, io ovviamente non so che razze siano, ma ve li voglio fare vedere. I cavalli sono tutti belli, i cavalli hanno un'intelligenza rara che va al di sopra dei canidi. Guardate, ci sono anche questi stalloni, guardate lo sguardo di questi cavalli. Sono timidi e allo stesso tempo eleganti nel loro portamento, maestosi. Guardate questo paint, sembra il cavallo degli indiani Sioux. E poi la particolarità è che non ci sono mosche, perché il signor Musolino tratta la scuderia con aceto, un aceto normalissimo, Ponti di vino bianco. Voi direte, ma come, l'aceto toglie le mosche? Certo, per far sì che i cavalli stiano bene, ma allo stesso tempo prodotti naturali che non gli facciano male. Guardate, questo è un altro puledro pente, guardate i suoi occhi. Sembra il cavallo del Ritorno del Re, Signore degli Anelli, ombromanto. Poi qui c'è un piccolo pony che si chiama Nerina, che si riposa, perché voi forse non lo sapete, ma i cavalli dormono soprattutto in piedi. Qui un altro cavallo ancora, che si avvicina mentre mangia per darci il benvenuto. Guardate, ci sono tantissimi cavalli alla Scuderia Musolino, perché loro hanno cavalli, stalloni. Poi guardate qui, tutto il reparto selle ordinatissimo. Insomma, perché venire il 4 agosto a Serra San Bruno? Poi vi farò sapere, magari in una diretta live o con qualche locandina mirata più avanti, precisamente dove lo faranno. Perché il cavallo è un animale che cura. Voi pensate che ci sono persone disabili con sindromi particolari che vengono non qua nella Scuderia Musolino, ma si avvicinano al mondo del cavallo? Perché io voglio salutare il signor Staglianò di Chiaravalle, perché fanno l'ippoterapia, che è una tecnica per far sì che il ragazzo si possa sentire autonomo, libero e padrone di decidere della propria vita, perché col cavallo queste persone invalide accrescono il loro io e riescono a migliorarsi giorno dopo giorno. Quindi l'ippoterapia è molto importante per quanto riguarda alcune persone con certe disabilità. E quindi, come vi ricordo, vi rammento, il cavallo è un animale non solo da curare, ma con il quale scambiare reciprocità, affetto. È un animale che, se tu gli dai, lui ti dà, e quindi è un affetto reciproco. Anche il cane, come il cavallo, è un animale al quale dare fiducia, ma il cavallo lo è di più. Il cavallo ti porta in giro, diventate un tutt'uno in una cavalcata. E poi sono animali con grande memoria, grande intelligenza, vi difendono. Pensate che se voi siete sulla neve, un cavallo riesce a percepire il pericolo che voi magari uomini non riuscite, quindi evita di farvi cadere. Un po' come la macchina, se la curi, il cavallo ti darà per tutta la vita. Guardate gli occhi di questo esemplare meraviglioso, sono occhi nobili. Mangiano, alzano la testa per darti il buongiorno. Invece fosse stato l'altro animale, se ne fregava, mangiava, là, manco ti calcolava. Guardate questo cavallo, ce l'abbiamo di spalle, ci avviciniamo.
gli bussiamo, vedete, lui continua a stare immobile, però vigile con lo sguardo, ci guarda, sembra una persona, ha uno sguardo, devo dire, quasi umano. Allora la scuderia Musolino vi aspetta il 4 agosto con professionalità e divertimento, perché loro non solo con i cavalli cercano di rendervi protagonisti per una giornata da ricordare, ma anche per promuovere il territorio delle serre, che ha tanto da dare, tanto da raccontare. Siamo a 20 minuti d'auto dal mare, che rispetto alla Sila, anche se è molto bella e fiabesca, proprio per andare al mare in Sila impiega un'ora e mezza, qua 20 minuti. E se poi venite a Serra e contattate Vincenzo Musolino su Facebook, potrebbe nascere anche una sana amicizia, perché lui è veramente un personaggio molto umile. Quando lo vedete fisicamente è un armadio a quattro stagioni, che è uno bello palestrato, però è un gigante buono. Io sono qua oggi per lui perché nei miei riguardi ha sempre avuto rispetto, ha sempre provato simpatia, e io dico alle persone che mi rispettano e che mi vogliono bene, vi aiuterò a diventare protagonisti con i miei video virali. Un saluto a tutti e GIJ, al signor Vincenzo Musolino, alla sua bellissima scuderia, ordinata e pulita, che sembrava che non ci fossero i cavalli. Guardate, neanche la cacca a terra, niente. Perché così bisogna tenere i cavalli, ma soprattutto le scuderie, se si amano e si rispettano questi animali. Vi aspettiamo il 4 agosto a Serra San Bruno per quest'altro imminente raduno, che sicuramente sarà un successo. Ciao!